Bella a tutti, oggi vi faccio vedere la mia collezione di plettri, ovviamente per la chitarra elettrica, che la suono quando avevo più o meno 12 anni. Questo è un contenitore di un pedale, il Valeton Darktail, distorsore bello forte. Allora, cominciamo dal primo. Il primo è un Ibanez, molto consumato, c'è la scritta e una filmetta. Questo è il primo plettro, un bel rosso. Il rosso non si scorda mai. Poi abbiamo gli altri Ibanez, che sono tra i miei preferiti. Questo qui. Poi un altro, stesso modello, colorazione nera, col teschio dietro. Di questo un altro doppione. Ho preso uno per usarlo spesso, uno per collezione, per non usarlo quasi mai. Di Ibanez poi abbiamo questo, più piccolino, con la firma di Paul Gilbert. E il dietro, così. Stesso discorso, questo qui. Che ci stiamo prendendo, che sto usando questo, un altro di questo nero doppione. Poi abbiamo questo Ernie Ball M mimetico Fina, che lo uso, ce la metto nel portafoglio, è uno di quelli di emergenza, si sa mai. Poi abbiamo questo che si mette nel dito per i lavori di arpeggio, colorato così. Dopo abbiamo questo qui, carbon nylon, di più la chitarra classica. Dopo questo della Jack Daniels, liscio liscio, Peavey, di cui ho anche questo. Molto bello. Abbiamo un Dunlop, arancione, liscio liscio, 0.60, consigliato per la chitarra classica. Ne avevo pure uno giallo, ma l'ho perso. Poi questo, Big Stubby, questo con la scritta di Guns N' Roses, che mi piacciono un casino. Ah, di Bennett pure questo, questo verde qui, Steve Vai, grandissimo chitarrista. Questo dei Pink Floyd. Jim Dunlop, questa colorazione qua. Questo Soundstation 96 mm. Quest'altro dei Guns, col simbolo classicissimo. Per la chitarra classica questo Val Music 0.46, addirittura finissimo. Questo della Rolling 0.46. Questo blu, un altro di questi cosmici, questo verde acqua, bellissimo, è usato molto. Dopo questo grigio Jim Dunlop, classica, bruttino devo dire, non so perché l'avevo preso quando fu. Poi questo Tech Pick, di metallino, dove si può fare anche la collana. Dopo questo di Iron Man, col disegnino di Iron Man, di Stark, avanti indietro. Di questi ne ho altri, vi sto facendo vedere subito. Spider-Man con costume nero, Capitan America e Peggy Carter. Quest'altro Legance doppione. Questo di Spider-Man di Maguire. Spider-Man di Amazing 2. Spider-Man di Amazing 1. Un altro di Iron Man doppione. Questo di Avengers, Hulk, Iron Man. C'è pure Nick Fury. C'è Thor, Cap e la Vedova Nera. Questo di Hulk. Questo di Amazing 1, con l'effetto specchio rotto, tipo vetro rotto, bellissimo. E infine questo qui, col ragno, mezzo rosso, mezzo nero. Spettacolare questo.
E niente, questi erano i miei plettri. Sono i miei plettri da collezione, alcuni li uso. Vi ho fatto vedere quali. E niente, ragazzi, questa era la visione. Ci vediamo al prossimo video. Bella.